Spesso capita di avere particolari tensioni al collo, alla schiena e in generale queste problematiche si riflettono in tutto il corpo, in particolar modo le problematiche della schiena. Con una respirazione corretta, in modo rilassato, le gambe rilassate, quindi una posizione fondamentalmente naturale, il nostro obiettivo sarà quello di ragionare a livello delle scapole. Dovremo cercare di muovere le scapole in tutte le posizioni possibili. Cominceremo con movimenti semplici, quindi avanti e indietro, avanti e indietro, in modo molto naturale e cercando di variare anche le angolazioni, quindi non andranno solo avanti e indietro, ma potranno inclinarsi in avanti e in basso, indietro, verso l'alto o viceversa. Quindi cominceremo a sfruttare la completa gamma dei movimenti dell'articolazione delle spalle che è collegata alle scapole. Possiamo addirittura portarne una avanti e una indietro e viceversa. Una in alto, una in basso e sfruttare tutta l'angolazione della spalla unita alle scapole. Se facciamo adeguatamente questo esercizio con la respirazione rilassata, cominceremo a notare che tutta la spina dorsale, se abbiamo le gambe rilassate e il respiro rilassato, comincia a muoversi, a flettersi con piccole torsioni. In questo caso possiamo accentuare tutto il movimento cominciando a coinvolgere anche la parte bassa. Quindi cambiamo le varie angolazioni, come fosse quasi un serpente che si muove. In alcuni casi addirittura alcune persone troveranno all'inizio sgradevole l'esercizio per un limitato tempo e dopo aver fatto questo esercizio sentiranno un notevole beneficio in tutto il corpo, in quanto la spina dorsale va a irradiare questo nervo e poi tutto il resto del corpo.